Ti ricordi, Cristo, che dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. E con l'invito all'abbraccio di pace, il pontefice celebrante introduce così i riti di comunione. Al momento del rito della comunione arriva anche una precisazione del portavoce della sala stampa vaticana, padre Lombardi, a proposito dell'argomento di cui abbiamo già parlato ampiamente. Le ostie non basteranno per tutti i presenti. Ci sono stati problemi con il maltempo, per cui le tende dove erano custodite le particole per l'adorazione notturna, quelle che poi sarebbero servite alla messa di oggi, non sono accessibili, sono chiuse per motivi di sicurezza. Non era possibile consacrare un numero così rilevante di ostie, per cui appunto la comunione sarà distribuita solo a poche persone. Ma in una per me indimenticabile intervista, il cardinale Van Thuan, che era vietnamita, aveva avuto come sorte di appartenere a una famiglia che dal XVII secolo, quando si era convertita, aveva sempre avuto generazione dopo generazione un perseguitato per la fede. Nei suoi 15 anni di detenzione in un campo di concentramento mi raccontava che lui riusciva a consacrare ogni giorno una mollica di pane e una goccia di vino che teneva nella mano, però si era messo d'accordo con una guardia che si toglieva il berretto mentre lui recitava la formula di consacrazione, e a quel segno gli altri detenuti cattolici che avevano il concentramento all'unisono si mettevano in ginocchio a mani giunte. Il cardinale Van Thuan era convinto di aver così dato la comunione per 15 anni a tutti i perseguitati come lui. Molto bello, molto eloquente questo ricordo di Don Filippo di Giacomo a proposito di un cardinale rimasto nel cuore di tante persone. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi custodio. Possiamo anche nella terra di Santa Teresa, che nella sua corrispondenza, nei suoi scritti, non mancava mai di dire il suo dispiacere perché secondo le consuetudini del tempo era autorizzata a fare la comunione una volta al mese. E gli altri cristiani erano autorizzati a fare la comunione a Pasqua e a Natale. Le leggi liturgiche sulla comunione sono molto mutate, il grande Papa che ha, per così dire, concesso l'Eucaristia a tutti, anche ai bambini, e forse è bene ricordarlo, è il Papa che ha aperto con la sua santità un secolo che diventa veramente irripetibile nella storia della Chiesa, perché con Pio X, eletto Papa nel 1903, fino ai nostri giorni la Chiesa è stata guidata da una serie ininterrotta di Pietro, certamente molto 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 presente, ma non solo nella storia della Chiesa, ma nella storia della santità vissuta concretamente dalla Chiesa. E poi ricordiamo, la citazione era involontaria, però Pio X alla sua festa liturgica proprio oggi.
gustemos ahora en silencio la dulce presencia de Cristo entre nosotros. Démosle gracias por el renovado don de su cuerpo y de su sangre. Alimentados por el mismo pan, custodiamos la alegría de ser la Iglesia de Cristo.